che la 22 dicembre è nata praticamente dall'uscita di tutti quelli che componevano la sezione cinema della Edison Volta, Olmi chiaramente a capo di tutto, no? E quindi abbiamo formato questa 22 dicembre, nella quale nel frattempo si era inserito anche Tullio Kesich. Infatti Olmi era il responsabile della società, c'era Soffientini che era l'organizzatore generale, Tullio Kesich era il responsabile artistico. E poi c'ero io e poi tutta l'altra parte della gente che componeva la sezione, perché a quel tempo lì eravamo, credo, una ventina di persone. Diciamo, Stormy è stato il primo praticamente prodotto dalla 22 dicembre, che poi era una produzione, non era prodotto dalla 22 dicembre, perché c'era una casa produzione romana che produceva il film, che noi abbiamo fatto la realizzazione, abbiamo fatto tutta la parte di realizzazione, insomma, ecco. Frandino era unico, prima di tutto un signore con la competenza incredibile, dato che era giovane, dato per il cinema, ma con un grande amore per il cinema, credo. È stato molto bello lavorare con lui.